Lui è Pat, un cucciolone cresciuto purtroppo in canile. Assieme ai suoi 9 fratelli e sorelle era stato trovato un anno fa a Montione. Ancora cucciolini, a salvarli era stata l'Empa di Arezzo. Dice che era dentro uno scatolone, noi ci hanno chiamato, stavano lì giocando in un campo, si sono fatti avvicinare praticamente subito e nulla, e poi sono stati trasportati qui in canile. Nessuno l'ha reclamato e nessuno ne ha fatto denuncia di smarrimento. I fratelli e le sorelle in questi mesi hanno tutti trovato casa. Sono stati dati via dopo dei percorsi e visto che sono incroci di pitbull c'è stato percorsi prima qui in canile per socializzarli il più possibile finché sono stati qui. E poi con le famiglie adottanti. Pat così è rimasto solo ed ancora cerca una famiglia che possa prendersi cura di lui. È abbastanza bravo sia con i cani che con gli altri animali, cosa che non è scontata per questo tipo di cane. Non ha avuto una vera famiglia, però gli abbiamo formato un gruppo canino e poi, come avete visto, i volontari lo portano fuori, si è abituato alla pettorina, al guinzaglio, quindi ha seguito abbastanza. Pat è un terrier di tipo bull, una razza purtroppo nelle ultime settimane finita sotto accusa dopo che a Villa Severi un esemplare aveva aggredito ed ucciso una cagnolina di piccola taglia. Per Pat si cerca così un'adozione più che mai consapevole da parte di persone esperte. Non c'è un cane al 100% non adottabile. In realtà c'è il cane giusto per la persona giusta, perché se una persona ha comunque sia esperienza, coscienza, voglia di mettersi in gioco, non è scontato dire no a prescindere da questa tipologia di cani, che ce ne ha tanti che sono molto equilibrati e gestibili. È chiaro che sì, bisogna sapere che tutti i cani hanno le loro peculiarità genetiche e del loro stesso vissuto, che conta tanto quello quanto l'altro, 50 più 50.